26 band, 8 ore di concerto gratuito e un legame che continua ad unire Fano e Cantiano. È stato un momento di festa e di amicizia, ma anche un'occasione per riflettere sulla tragedia dell'alluvione che la sera del 15 settembre 2022 ha devastato il piccolo borgo della provincia di Pesaro Urbino, provocando danni ingenti sia al patrimonio pubblico che a quello privato. Cantiano è ripartita, ma è rimasta l'esigenza di ristori e della messa in sicurezza del territorio, in segno di vicinanza e solidarietà. Ad ottobre dello scorso anno, alla Rocca Malatestiana di Fano si era svolto un grande concerto di beneficenza, una maratona musicale il cui ricavato era stato devoluto attraverso la Caritas diocesana a chi aveva perso tutto. Sabato scorso l'evento con il cuore nel fango è stato riproposto nella piazza di Cantiano, proprio dove un anno fa acqua e fango arrivavano a coprire le auto in sosta. A seguito a quell'evento ci fu un anno fa, circa un mese dopo la tragedia, a Fano un grande concerto che aveva visto tanti giovani su iniziativa di giovani. Oggi siamo qua un anno dopo a riproporre quell'evento, il cuore nel fango, a testimonianza che è un territorio unito, un ponte tra Cantiano e Fano, che sono fra l'altro i due confini della Flaminia, per non dimenticare quel momento, per riflettere, per dire che bisogna essere sempre pronti quando accadono queste cose, essere solidali, ma che sia anche un momento di riflessione su questi grandi cambiamenti che ci sono, che non possono vederci girarci dall'altra parte, ma ci devono tutti responsabilizzare e capire che certe cose devono cambiare, altrimenti le situazioni di questo tipo si possono ricreare nel tempo e lo vediamo purtroppo quotidianamente in giro per il mondo. È stato davvero emozionante, ha affermato Seri, ritrovarsi in piazza Cantiano e vedere nuovamente la speranza e la normalità di una comunità che è stata ferita. Oggi, con il tanto affetto manifestato ed il coraggio dei cantianesi, è stato mandato un messaggio forte, pieno di vita. A fare il punto sulla situazione attuale, il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Celebriamo oggi un anno dall'alluvione, ecco, lo abbiamo fatto con due giornate, quella di ieri, con un confronto istituzionale tra tutte le autorità di governo che hanno responsabilità nella gestione emergenziale, con un racconto di quello che è accaduto e con un punto sulla situazione attuale. Oggi invece è una giornata di festa in cui in qualche modo vogliamo restituire parte di quello che ci è dato in termini di vicinanza, di solidarietà. Quella di oggi vuole essere una festa di ripartenza, un'iniezione di fiducia nei confronti di un paese che non si è voluto arrendere. Oggi abbiamo la fortuna di avere il 100% delle attività di impresa che sono ripartite, con capitale proprio, ahimè, o con l'accesso al credito. Quindi credo che sia compito delle istituzioni, l'abbiamo ricordato anche ieri, accelerare sui meccanismi di ristoro e soprattutto mettere in sicurezza il territorio, perché questo è il punto dolente. A un anno di distanza purtroppo non abbiamo lo stesso territorio di un anno fa. Quindi credo che nei confronti di chi oggi ha reinvestito, ha guardato con ottimismo al futuro della propria abitazione, della propria attività, bisogna che celermente si mettano a terra quei progetti di mitigazione del rischio che faranno sì che quello che è successo non possa riaccadere.